Cari fratelli e sorelle, ci avviciniamo al periodo più importante dell'anno, periodo della Quaresima, che ci dispone ad accogliere la grazia della risurrezione, la gioia della Pasqua che trasforma la nostra vita e concretamente cambia il nostro stile di vita. Questo periodo preparatorio, lungo 40 giorni, è estremamente importante. Non è solo un periodo di prova. È un periodo in cui la libertà di Dio e la nostra libertà si incrociano e da questo incrocio, da questo incontro, nasce un dialogo profondo che scende nel cuore e trasforma la vita nei suoi gesti, nelle sue scelte, nelle sue concrete condizioni ordinarie. Dobbiamo lasciar camminare Dio nel nostro cuore e portarlo nella vita, abitare dentro di noi perché possa trasformare la nostra esistenza. Il periodo della Quaresima è il periodo in cui veramente il nostro cuore si libera e soprattutto crea quell'accoglienza che permette al Signore di erogare tutta la grazia, di darci tutti i benefici di cui abbiamo bisogno, perché attraverso il nostro cuore possiamo veramente inondare la vita di quella speranza di cui la Pasqua è il segno evidente e l'opera compiuta da parte di Cristo morto e risorto. Significa innanzitutto ritornare sui propri passi. La parola conversione è ritornare indietro. Perché ritornare indietro? Perché ci siamo allontanati. È inevitabile che poggiando la nostra attenzione su tante situazioni della nostra vita, in tante questioni sensibili della nostra vicenda umana, possiamo distrarci e questa distrazione fa sì che non sia più presente Dio nel cuore e quindi non leggiamo le cose secondo Lui, secondo la bontà, secondo la benevolenza, secondo la benedizione. Poter benedire le cose della vita, dire bene della vita e diventare noi stessi una benedizione per la vita. Per fare questo dobbiamo purificare il nostro cuore. Questo è il tempo di grazia, è il tempo in cui le nostre preferenze o le nostre riluttanze, le nostre ansie e le nostre esaltazioni debbono essere poste in equilibrio, conformandoci al cammino che Cristo stesso ci segnala attraverso una serie di indicazioni che la liturgia di ogni giorno detterà perché il ritmo di questi giorni possa essere un ritmo di progressiva disposizione del cuore. Ritorniamo col nostro cuore a Dio e facciamo che il Signore Gesù Cristo abiti il nostro cuore perché faccia luce e possa veramente rischiarandoci fare in modo che ciascuno di noi, a livello di cuore, di mente, di spirito, di sensibilità personale, possiamo veramente in qualche modo adattare la nostra vita a quelle condizioni che sono necessarie perché la grazia possa fluire nel cammino della vita di tutti i giorni. Buona Quaresima significa buona disposizione del cuore, ritorniamo a Lui e saremo raggianti.